Si conferma un format di successo per un pubblico eterogeneo. L'evento Al contadino non far sapere, che si è svolto sabato 7 e domenica 8 settembre a Serrungarina e Fiordipiano, Colli al Metauro, registrando più di 4.000 presenze. La seconda edizione della manifestazione, che celebra due eccellenze di un unico territorio, la casciotta d'Urbino d'Oppa e la Pera Angelica, si è chiusa con un'affluenza che ha appagato gli organizzatori, che hanno registrato anche la presenza di visitatori provenienti dalle province limitrofe. Sold out per le visite guidate, circa 1.000 visitatori nella due giorni, che hanno permesso di approfondire e vedere da vicino trucchi e passaggi necessari per la preparazione della casciotta d'Urbino d'Oppa e di altri formaggi marchigiani prodotti dal caseificio Val Metauro. Affollate anche le dimostrazioni casearie del casaro Nando Sabatini, che ha mostrato tutti i passaggi che portano alla creazione della casciotta, e le degustazioni proposte dal sommelier ed enogastronomo Otello Renzi, dedicate al formaggio marchigiano e dai suoi vincenti abbinamenti con vini e frutta del territorio. Coloratissimo e vivace anche il Baby Cheese Park, allestito nell'area della manifestazione per permettere ai bambini di giocare con il latte e tirarsi golosissime torte in faccia, alle quali si è molto spiritosamente prestato anche il coordinatore del consorzio della casciotta d'Urbino d'Op. L'obiettivo nostro è quello di far conoscere proprio come nasce il prodotto, come nasce e la casciotta d'Urbino, che nasce proprio dalla provincia di Pesaro Urbino, dal latte prodotto dagli allevatori della provincia di Pesaro Urbino, viene lavorato in questo stabilimento, così almeno i ragazzi, anche i meno giovani, hanno visto come si faceva una volta la cagliatura, quindi questa operazione un po' particolare, e poi ecco come viene fatto industrialmente. È quello che vogliamo fare, il territorio unito dalla casciotta d'Urbino e da tutti gli altri prodotti di qualità. Menzione d'onore anche per le centinaia di ciclisti che hanno partecipato alla gara su tre distanze, che ha toccato tutti i punti del territorio e con punti ristoro ovviamente a tema, con gustosi snack. Ed ultimo ma non ultimo, anche un plauso ai volontari della Proloco di Montemaggiore, che hanno saputo proporre un menù vario e di grande qualità, tutto a base di prodotti locali a chilometri zero.